Signori, buonasera a tutti, ci troviamo a Palombara, all'interno di un bellissimo terreno di circa un ettaro e mezzo, tutto perfettamente curato, lo vedete, con ulivi, alberi da frutto e quant'altro. Lo vedete anche dal il terreno perfettamente sfruttabile, direi anche molto panoramico perché da questo lato, lo vedete, insomma, è possibile vedere tutta la vallata circostante più il paese, eccolo lì, di Palombara. Il terreno praticamente è tutta questa parte che è delimitata su quest'angolo. Calcolate che arriva orientativamente dalla casa, dall'altro fabbricato, insomma, che si vede da quell'angolo. Quindi, per farvi vedere meglio, da quel lato lì all'altro, dall'altra parte. Ed è una striscia che va dritta per dritta da qua praticamente e sale fino all'altro colle dall'altra parte. Ci sono due ingressi per arrivare da questa parte, sia dalla strada principale che poi un'altra stradina che praticamente è molto più agevole. Dall'altra parte praticamente c'è una strada che finisce sull'ultimo pezzo un po' scomoda, quindi rimane poco un po' disagiata per gli ultimi 30 metri. Invece quest'altra praticamente è molto più agevole e sfruttabile. Come vi ripeto, sono tutte piante d'olivo, pesche, prugne, pere, quindi insomma è un terreno molto variegato sul quale insiste un fabbricato attualmente accatastato come rimessaggi agricoli, ma che poi uno ovviamente potrebbe verificare a seconda della destinazione di come eventualmente utilizzarlo. Di circa 50 metri quadrati. Eccolo qua. Questo è tutto il fabbricato, vedete comunque anche abbracciato da queste bellissimi cipressi, insomma, queste bellissime piante, e che gira poi tutto intorno alla proprietà. C'è anche questo fabbricato, come ripeto, accatastato. Io, signori, con queste immagini vi ringrazio e vi do un appuntamento alle visite. Arrivederci.